Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Vediamo i titoli di oggi. Vaccino antinfluenzale, le farmacie venete rinunciano alle dosi a favore della regione. Test rapidi in farmacia, al via anche nelle Marche. Cossolo, auspichiamo norma che li renda possibili in tutte le regioni. Prevenzione, nelle farmacie del Bresciano riparte lo screening del colon retto. Uso corretto degli antibiotici, Federpharma Sardegna aderisce alla campagna della regione. Dopo Federpharma Piemonte, anche Federpharma Veneto sceglie di rinunciare alle dosi di vaccino anti-influenzale destinate alla distribuzione in farmacia per le fasce non esenti della popolazione. Ancora una volta le farmacie venete hanno voluto dare un segnale di vicinanza alle fasce più deboli della popolazione, in un momento in cui non vi sono vaccini per tutti, dichiara Andrea Bellon, presidente di Federpharma Veneto. Una decisione seguita alla manifestazione da parte della Regione dell'impossibilità di garantire alle farmacie l'aliquota di dosi di vaccino anti-influenzale analoga a quella consegnateci negli anni passati. L'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha ringraziato le organizzazioni dei farmacisti del Veneto per il grande senso di responsabilità. Il Sistema Sanitario Pubblico Regionale potrà disporre di ulteriori 30.000 dosi di vaccino anti-influenzale, ha dichiarato Lanzarin. Via ai test rapidi in farmacia anche nelle Marche. L'accordo tra la Regione, la Federpharma locale e la Confservizi Assofarmarche per effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca di anticorpi anti-SARS-CoV-2 nelle farmacie è stato raggiunto. A comunicarlo è l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, soddisfatto di un percorso avviato all'inizio della consiliatura che aumenta il livello di accertamento di diffusione del Covid-19. In base all'accordo, i cittadini che lo vorranno potranno eseguire presso le farmacie il test nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza e con prenotazione telefonica obbligatoria. Un accordo che conferma la linea di Federpharma sull'importanza di effettuare test in farmacia, ribadita dal presidente Marco Cossolo, ospite di Uno Mattina. Accertando i negativi con valori di attendibilità altissimi e tempi celeri, è possibile restituire il cittadino alle proprie attività, si snelliscono le file nei drive-in. Tutto ciò dimostra il ruolo sociale e sanitario sempre più determinante che stanno acquisendo le farmacie nella pandemia. Dal prossimo lunedì 30 novembre le farmacie del Bresciano potranno ricominciare a distribuire le provette per il test rivolto alle categorie a rischio per lo screening del tumore al colon retto. L'iniziativa riparte dopo 8 mesi a causa della pandemia da coronavirus che ha travolto il mondo intero. Dai report dell'ATS Brescia, spiega Clara Mottinelli, presidente di Federpharma Brescia, emerge che l'adesione allo screening per il cancro del colon retto è circa del 52-53% dei chiamati. Il tasso di approfondimento medio è intorno al 4%. In questi 8 mesi di sospensione dei test, questi casi che necessitano un approfondimento rischiano di rimanere sommersi. Nel 2018, su 81.000 aderenti allo screening, quasi 3.600 sono stati inviati all'approfondimento di secondo livello tramite coloscopia. Federpharma Sardegna ha aderito alla campagna della Regione sull'uso corretto degli antibiotici, ideata dal Servizio Relazioni Esterne dell'Audi Cagliari, garantendo la distribuzione nelle farmacie del materiale informativo incentrato sullo slogan antibiotici usarli non è un gioco, prendili correttamente. L'obiettivo è ridurre il consumo eccessivo e inappropriato di questi farmaci. Il farmacista, ricordano il presidente di Federpharma Sardegna, Giorgio Congiu, e la responsabile del progetto per la Federazione degli Ordini dei Farmacisti, Maria Pia Urrù, ha l'importante ruolo di istruire il paziente sul corretto uso dell'antibiotico. È fondamentale far capire ai pazienti che se non usiamo l'antibiotico nel modo corretto, rischiamo poi che questo antibiotico non funzioni più e che si debbano assumere antibiotici sempre più forti fino ad arrivare all'antibiotico resistenza, che è provocata proprio da un uso inappropriato e indiscriminato degli antibiotici. Questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie per averci seguito, buona giornata!